Da oltre 50 anni la società volontaria del Soccorso Croce Verde con i suoi volontari serve il territorio della nostra provincia, lavorando per il 118, l'ASL ed il Comune. Collabora con molte delle associazioni più importanti operando a tutto campo nel settore socio-sanitario. Un impegno che muove giornalmente 30 volontari e 18 dipendenti, un ampio parco mezzi sempre per strada. Due sedi operative, una fossola di Carrara e una marina di massa, una presenza continua indispensabile per affrontare le problematiche del nostro territorio. Siamo impegnati 24 ore al giorno per sostenere e rendere meno difficile la vita delle persone meno fortunate che affrontano una malattia, una terapia oppure hanno bisogno di un sostegno. Tra i nostri soccorritori troviamo ragazzi con esperienza di 10 e più anni di emergenza, molti istruttori regionali e nazionali, una qualità ed una preparazione di primissimo ordine. Oltre al servizio ordinario 118 e sociale, la SVS Croce Verde organizza corsi per la sicurezza, esercitazioni, eventi culturali, feste, gite e tant'altro. Tra le attività più importanti, un centro di aggregazione arte, anziani, risorsa del territorio, una palestra per l'attività motoria adattata ed un centro olistico. Siamo centro operativo di protezione civile, presenti nell'82 in Irpinia, nel 92 sul Moby Prince, nel 96 nell'alluvione a Cardoso e nel 97 in Umbria e Marche, nel 2009 in Abruzzo e nella sciagura di Viareggio. Il sistema d'emergenza-urgenza culmina con l'intervento dell'elicottero. Le possibilità di salvare un paziente grave sono cresciute enormemente con l'elisoccorso. Interventi importanti che giornalmente servono il territorio. Da quando in provincia abbiamo Pegaso 3, l'elicottero, quanti interventi sono stati sviluppati più o meno? Ma difficile dirlo così. Grossolanamente noi facciamo una media di 400 interventi l'anno all'incirca. L'80%, 75% di questi servizi sono dei servizi primari, il 25% circa sono servizi secondari. Cosa si intende per servizi primari? Per primari sono andare a prendere un paziente sul luogo dell'evento e portarlo nell'ospedale più idoneo. Servizi secondari invece sono il trasferimento tra presidi ospedalieri di pazienti che sono tempo dipendenti. Cosa vuol dire tempo dipendenti? Sono quei pazienti che necessitano di cure immediate presso un altro ospedale. Ricordiamo ARTE, anziani risorsa del territorio. Nasce con un concorso di disegno dei bambini della scuola elementare del Bondano, dal titolo Io e i miei nonni al mare. Ed è proprio a Marina di Massa, a pochi metri dal mare, che nasce questa iniziativa. Quello che vogliamo fare con questo centro è un sostegno psicologico all'anziano e quindi uno sportello di consulenza per aiutare l'anziano, diciamo, nelle sue problematiche psicologiche, ma anche soprattutto per dare un sostegno. A fianco a questo sportello di ascolto abbiamo pensato di affiancare dei gruppi di mutuo aiuto. Questi gruppi di mutuo aiuto hanno la finalità soprattutto di creare intorno all'anziano una rete di supporto sociale, in modo che al di là del gruppo stesso poi si crei una rete sociale che va avanti nel territorio. Il nostro viaggio nel mondo del volontariato finisce qui nella sede dell'ANPAS regionale toscana con il suo presidente Romano Manetti. Io credo che non diciamo niente di nuovo quando affermiamo che il volontariato toscano è un elemento della massima importanza all'interno del sistema socio-sanitario toscano ed è un ruolo che ormai si è conquistato in tanti anni su tutta la Toscana nell'ambito dei servizi, prevalentemente ovviamente quelli sanitari ma anche quelli sociali e che, come dire,
a mio avviso questa importanza del volontariato fa proprio la differenza, nel senso che voi mi insegnate che nell'ambito delle relazioni il volontariato riesce a mettere qualcosa in più che magari la struttura pubblica forse non è in grado di assicurare. Due parole per invogliare altri ragazzi a venire a fare i volontari alla Croce Verde. Allora, una parola: conoscere tanti amici. Venite, che è un luogo sano, un luogo dove si crea tanti amici, si crea tanti amici e si sta bene. E noi siamo qui, vi aspettiamo. Volevo invitare molti giovani a venire presso la nostra associazione di Fossola per venire a prestare volontariato, perché oltre a fare del bene anche ritrovarsi e fare nuove amicizie.